Ciao ragazze, questa è la mia prima prova di registrazione per quanto riguarda i miei video fashion. Oggi voglio presentarvi quello che è stato uno dei trend di questo inverno, la white capsule. Che cos'è la white capsule? Non è altro che una parte del nostro guardaroba dedicato completamente al mio colore preferito, il bianco. Ma vediamolo assieme. Oggi capiremo come si utilizza il bianco d'inverno. Come va inserito all'interno di un guardaroba normale o come viene utilizzato per questo appunto grande trend della moda inverno 2020-2021 che è per l'appunto il Total White. Vediamolo assieme. Da che cosa partire? Il primo punto è cercare di capire quando utilizzare il Total White. È possibile, visto il trend di quest'anno, utilizzarlo in ogni momento della giornata, a partire dal mattino fino all'ufficio, per esempio, quindi si può utilizzare benissimo all'interno di una riunione, un meeting o anche una semplice giornata di lavoro da passare con i propri colleghi. Si può utilizzare il pomeriggio per uscire con i bambini, sdrammatizzando, magari utilizzandolo in un modo sportivo anche, perché no? E si può utilizzare anche per grandi serate, anche serate molto eleganti. Vediamo come. Allora, io adesso vorrei farvi vedere quali sono state le mie scelte per quest'anno, dopodiché cercheremo di capire come abbinarle assieme. Prima di tutto, un grande must sono questi jumpers, questi maglioni così caldi e morbidi, a collo alto spesso, che sono abbastanza grossi come tramatura, come vedete, per cui abbastanza pesanti. Questi ci riportano tantissimo a quello che è il calore, a quello che è l'atmosfera che vogliamo raggiungere attraverso questi tessuti. Alcuni di questi, per esempio, hanno questi dettagli particolari, per esempio quello che sto indossando adesso senza maniche. Altri invece hanno un design particolare, ovvero hanno magari una manica più scampanata, adesso la vedremo, e sono più corti. In linea di massima, comunque, il trend è proprio quello del maglione molto caldo e molto grande. Come vedete, tutti vanno di moda oversized. Io non so fino a che punto riuscirete a vedere la mia figura, ma poi magari con la grafica ci aiutiamo. E appunto riuscite a vedere che sono tutti maglioni molto lunghi e molto ampi. Ne vediamo alcuni. Alcuni della mia collezione sono di H&M. Ho scelto attraverso quelle che sono diciamo, i tessuti e le trame più interessanti e ho riscoperto questo brand proprio in questo momento particolare, perché ha avuto veramente una produzione intelligente e interessante quest'anno. Uno di questi, per esempio, è uno degli ultimi acquisti che ho fatto ed è esattamente questo. È un bianco candido, come vedete, a contrasto con quello che sto utilizzando adesso, sembra quasi un crema quello che sto indossando rispetto ad un bianco ed è molto morbido anche questo. È un crop top, significa che comunque è abbastanza corto, arriva fino alla vita, però ha le maniche molto ampie in fondo. Il collo, sempre come è il must di questo momento, è alto e anche sul retro riporta questo disegno particolare che lo rende un pochino elegante, un pochino sportivo. Questa maglia è perfetta su un pantalone ampio, però stretto in vita. Un pochino scampanato, lo rende veramente molto elegante, portato, indossato anche con le tasche. Poi lo vedremo assieme. Un altro di questi grandi must è questo, per esempio, sempre della linea H&M, è molto grande e molto molto caldo. È ricco, come vedete, come maglione. Io l'ho indossato solamente una volta e appena arrivato, questa è la taglia small, per cui è un super oversize.
caldissimo e morbidissimo ci riporta immediatamente a vivere quelli che sono i momenti salienti dell'inverno, ma anche ci coccola un pochino all'interno di questa stagione nella quale siamo un pochino costretti a casa, per cui costretti con cose morbide, con maglioni che ci coccolano e che sono una vera coccola anche solo al tatto. Vi parlavo di H&M perché molte delle mie scelte quest'anno sono state verso questo brand. È strano dire che io abbia riscoperto H&M quest'anno. È una marca che non ho mai considerato, ma quando ha realizzato questa linea premium mi ha veramente stupito. Infatti adesso la stessa azienda ha dichiarato completamente che si dedicherà esclusivamente a progetti particolari. Anyway, oltre a questo, dicevamo, è molto caldo e comodo e questi due maglioni, come altri, come quello che indosso o come per esempio altri che vi farò vedere che ho appunto utilizzato magari in altri video, sono maglioni che si prestano a molti abbinamenti, ma come fare per rendere il look total white completamente elegante o molto elegante? Partiamo dall'ufficio. Innanzitutto per l'ufficio possiamo utilizzare una giacca total white, un po' impreziosita con dei bottoni d'oro, che se indossata su un jeans o anche su un pantalone bianco sportivo, per esempio questo. Io ve lo faccio vedere perché l'ho trovato proprio interessante. Può giocare a contrasto un tono su tono bianco candido e bianco crema. E questo ci permette di realizzare un completo che può anche diventare sportivo, da utilizzare durante, che può diventare, diciamo, sportivo, non è la parola esatta, può diventare da ufficio, perché ci permette così di creare questo abbinamento bianco, quasi bianco candido con un bianco crema. E ora vi faccio vedere come terminerei questo look. Eccolo qui. Questo è il trend del momento, ovvero la calzatura bianca. Anche questa di H&M Premium è completamente in pelle. Questo ci permette di elevare qualunque tipo di look. È uno stivale meraviglioso con un tacco non molto alto, come potete vedere sono circa 4 cm, però è comunque slanciato come forma e a punta. E può essere indossato molto semplicemente su questo pantalone con la giacca. Questi, come vedete, sono tre tonalità di bianco che vengono sormontati l'una all'altra e ci permettono così di realizzare un look totalmente white, ma nello stesso tempo variato fra le tonalità, quindi con della profondità. Un'altra cosa che è davvero da tenere in conto quando uno parla di look total white è appunto la nostra armocromia personale. Che cos'è? Ne parleremo in una puntata dedicata, anzi in alcune puntate dedicate, perché poi andremo ad analizzare quella che è l'armocromia di perlomeno 4 stagioni, ovvero le 4 stagioni principali. Poi i dettagli invece diciamo, le sottocategorie le vedremo chiacchierando proprio con chi è della stagione dedicata, ovvero estate, primavera, autunno e inverno. Dovendole dire in modo armocromatico, dovrei dire estate, inverno, primavera e autunno. Perché vi parlo di armocromia adesso? Perché l'armocromia è ciò che, diciamo, già nella parola è compresa questo termine, armocromia si intende armonia cromatica. Conoscere perfettamente qual è la nostra cromia ci permette di trovare qualche cosa, qualche elemento, qualche capo di abbigliamento in tal caso, che sia in armonia con noi stessi. Il primo fra tutti è per l'appunto il bianco, un colore che può essere molto diverso, come potete vedere, perché qui si parla sempre di bianco, però sono tutte tonalità differenti. Esiste un bianco caldo ed esiste un bianco freddo. Esiste un bianco molto sfumato, diciamo, molto leggero, come può essere questo di una camicetta molto light. O esiste un bianco molto intenso, che può essere quello di un maglione con una trama molto forte. Andremo a vedere quindi come utilizzare il bianco a seconda della nostra armocromia.
Vi posso dare però immediatamente un consiglio. Se i toni ai quali voi siete più legate, o meglio, quelli che vi risultano meglio, sono legati a tonalità che hanno un sottofondo dorato, siete sicuramente o primavera o autunno. Quindi, se i vostri gioielli, se quello che vi sta attorno vi risalta meglio, è legato al sottotono, al tono dorato, il vostro sottotono è caldo. Fate una prova. È semplicissimo, basta appoggiare il viso una tonalità beige e una tonalità grigia in luce naturale. Vedete con la quale risalta meglio il vostro viso. Ovviamente il viso deve essere completamente struccato al naturale. Una volta capita questa cosa, saprete se i toni che si legano alla vostra stagione sono caldi o sono freddi. In particolare, se siete una tonalità calda, significa che l'oro è il vostro colore particolare, quello che vi fa risaltare meglio, e sarete o primavera o autunno. Se invece l'argento risalta meglio su di voi, o meglio, fa risaltare meglio le vostre caratteristiche, significa che sarete o estate o inverno. L'estate e l'inverno, stranamente, prediligono i toni che hanno una gradazione fredda, mentre l'autunno e la primavera prediligono toni con gradazione calda. Andremo ad indagare nel profondo questa cosa, questa teoria, che ha dei fondamenti scientifici totalmente concreti e reali, ma ora posso dirvi semplicemente che se voi andate d'accordo con le tonalità calde, sbizzarritevi in tutti quelli che sono in crema, in tutti quelli che sono le nuance del burro, che sono le nuance appunto dei bianchi caldi, come possono essere questi bianchi rosati caldi. Mentre se andate d'accordo con le tonalità più fredde, invece rimanete molto più vicino a quello che è definito bianco totale o bianco caldo. Allora, tornando a noi, dicevamo che un look perfetto per quanto riguarda un meeting lavorativo può essere per esempio quello dell'utilizzo di una giacca bianca. La giacca bianca può però essere utilizzata su un pantalone abbinato, deve essere assolutamente lo stesso tipo di pantalone, può essere utilizzata anche la sera. Che cosa intendo per lo stesso tipo di pantalone? Un bellissimo completo smoking bianco, per esempio, può essere eccezionale per la sera. Oppure, creando un contrasto interessante per questi momenti di festa, questo potrebbe essere un abbinamento interessante, ovvero creare un contrasto chic con un pantalone ampio, completamente coperto di luce, e una giacca bianca che va quindi ad alleggerire i toni di questa luce, li va ad illuminare. Questo può essere perfetto. Che scarpa utilizzerei con un abbinamento così? Beh, un must sarebbe un sandalo gioiello o ancor più una micro stringa bianca, sempre sandalo, ovviamente solo se la festa si terrà all'interno. Altrimenti, se doveste fare un piccolo percorso all'esterno, oppure se doveste muovervi per raggiungere la location, io potrei consigliarvi per esempio un piccolo stivaletto come questo, che vi permette quindi di ballare tutta la notte, perché ha un tacco molto, diciamo, molto forte, per cui vi sostiene bene. Nello stesso tempo mostrerà semplicemente dal pantalone la punta, e questo veramente è una soluzione ottimale per concludere questo completo. Questo ovviamente sarebbe l'effetto una volta indossato il pantalone, per cui si vedrebbe semplicemente una piccola punta. Un altro super outfit sempre per la sera, sempre total white, ovviamente escludendo la giacca, è invece un altro grande must dell'inverno, ovvero il body. E per questo cappello non vuole assolutamente collaborare, per cui tra un po' lo toglieremo. Voilà. Per questo vi propongo un altro tipo di abbigliamento, ovvero questo l'ho indossato perché è stato davvero un'occasione speciale. Abbiamo fatto una cena
qualche tempo fa, perché ormai non è più possibile. Comunque, questo è uno splendido body realizzato da Zara che sottolinea e non questa, diciamo, questa immagine non ne dà. Non ne dà l'immagine reale, però veramente elegante, indossato. Ha questa pants che corre sotto il seno e quindi lo mette in evidenza e poi è completamente aderente e ovviamente a collo alto, manica molto, molto stretta. Ho indossato questo splendido body sotto ad un pantalone molto ampio, completamente bianco, che ho portato qui. Eccolo qui. Questo è il pantalone completamente bianco ed è un pantalone a gamba molto larga. Questo è un altro look meraviglioso e per, diciamo, innalzare un po' quello che poteva essere questo look, che poi vedremo se con la grafica riuscirò a farvi vedere, che cosa potevo fare se non renderlo scintillante. Per cui grazie a Sergio Rossi, il mio preferito. Ho aggiunto un tocco di luce a questo look, inserendo appunto queste meravigliose scarpe di Sergio Rossi completamente tempestate di piccoli diamanti color oro e hanno dato appunto al look una tonalità veramente molto calda. Poi, essendo all'aperto, che cosa di meglio se non un cappotto scivolato lungo meraviglioso? E questo, anche quest'anno, devo dire, è sempre grazie a H&M che ho scoperto questo grande trend Giuliva. Io non conoscevo l'azienda Giuliva e l'ho googlata semplicemente, ma indossando e ricercando questo cappotto che adoro e che indosso sempre, ho capito quanto la qualità di questo brand sia completamente cambiata e perché io mi sia accorta di loro solo in questo momento, perché veramente Giuliva è uno dei marchi di design per quanto riguarda l'abbigliamento che preferisco in questo momento e che ha creato insieme ad H&M una linea davvero di altissima qualità. Questo cappotto è veramente molto lungo e si è abbinato perfettamente con questo outfit. A chiudere l'outfit completamente, ovviamente abbiamo inserito oltre al cappotto dei guanti sempre molto chiari che ve li faccio vedere, sono chiari ma non chiarissimi, però hanno concluso l'outfit perfettamente e questa è splendida petite bianca che io ho acquistato durante una delle mie vacanze. Ovviamente ci sono molte alternative, per esempio Zara quest'anno ha realizzato un'altra piccola pochette che ovviamente si intona perfettamente con quello che è questo look. E questo poteva essere la seconda alternativa alla serata. Per concludere, che cosa vi posso dire? Anche i gioielli hanno avuto una grande attenzione quest'anno. Mai come quest'anno in un abbigliamento si sono inseriti all'interno dei gioielli pensati. Ovviamente oro. Ovviamente grandi catene per quanto riguarda l'abbigliamento sia da sera che da giorno, per cui anche su una t-shirt normale una grande catena d'oro come può essere questa o come moltissime altre del trend di questo inverno hanno dato il loro, diciamo così, la loro grinta, il loro look particolare, ma quello che preferisco io ovviamente sono le perle. Ne ho portati di due nuance e queste io ovviamente le ho acquistate a Shanghai, ma si trovano in qualunque gioielleria. Sono piccole perle in piccoli collier che possono così accrescere la luminosità di un outfit a seconda di ciò che ovviamente pensate di abbinare al vostro look. Spero di avervi dato, se non altro, un pochino di entusiasmo e un pochino di voglia di creare la vostra white capsule e di vivere questo colore che per me è un tesoro anche durante tutti i giorni naturali. Come vedete, quello che indosso io in questo momento è un look assolutamente comodo e comfort. Ho dei leggings color crema, un jumpersuit così
molto molto caldo e comodo e sto indossando i miei Hug, che sono sempre un must per quanto riguarda l'abbigliamento casalingo o il momento molto easy che si vive con i bambini magari in giardino o ad un parco. Spero che il white sia un colore che rientra all'interno dei vostri colori. Sappiamo tutti che quest'anno comunque i colori naturali l'hanno fatta per la maggiore. Per cercare di coccolarci e di accompagnarci attraverso questo inverno che è diverso e un po' più difficile di tutti gli altri. Spero che comunque vi sia piaciuto e non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei prossimi aggiornamenti. Vi lascio tutte le descrizioni all'interno del box. Proprio sotto il video, all'interno delle informazioni, e vi aspetto per la prossima puntata, diciamo così, per il prossimo nostro incontro. Ci vediamo.